Ora si registrerà la conferenza. Quando volete. Allora, iniziamo. Innanzitutto, buonasera a tutti e buonasera a tutti i colleghi che sono collegati online a questo evento, che hanno interesse nel partecipare a questo evento. Un ringraziamento sicuro a tutti i moderatori e relatori che hanno accolto con positività l'invito per questo webinar focalizzato sull'impianto della protesi di ginocchio. Quindi è un audience fondamentalmente costituito da giovani, quindi che si approcciano da poco a questo tipo di chirurgia. Il razionale di questo incontro, la protesi di ginocchio dalla A alla Z, è stato quello di fornire più informazioni possibili in merito all'impianto della protesi di ginocchio, ricordandoci che l'impianto parte già visita, già quindi dal lettino della visita, da un'osservazione del ginocchio del paziente, dall'asse, dal bilanciamento legamentoso e da una corretta quindi planning e preoperatoria della scelta dell'impianto. Quindi abbiamo sviluppato questo programma che intercetta le varie fasi della tecnica quindi chirurgica, offrendo quindi nozioni non solo teoriche, ma speriamo anche abbastanza pratiche, quindi passando dal taglio, dall'accesso, dal taglio tibiale, alla rotola, fino ad arrivare al fix and fix e poi lo sviluppo quindi delle nuove tecnologie che sicuramente ci aiutano, ci hanno aiutato, ci stanno aiutando e sicuramente ci aiuteranno nel prossimo futuro nel violare i risultati funzionali dei nostri pazienti. Non mi dilungo e do con la speranza che il professore Ronga sia già collegato la parola ai moderatori, quindi il professore Ronga e il dottore Cassarino, che modereranno la sessione. Un ringraziamento particolare a Benedetta e a Nives che ci hanno supportato e ci supportano in questa fase di sviluppo del webinar. È un grazie alla SIA Gascot per l'aiuto. Prego, professore Ronga e dottore Cassarino. Sì, sono presente. Aspettavo il professore che parlasse. Io intanto ringrazio ovviamente il professore Camarda per l'invito, sono molto interessato, mi fa molto piacere. Poi, oltre a dei colleghi molto stimati, ci sono diversi amici che non vedo l'ora di ascoltare, quindi insomma passo immediatamente la parola. Prego, prego. Procedete pure con la relazione, con la prima relazione. Iniziamo con la prima relazione del dottore Giuseppe Condorelli, planning e scelta dell'impianto della protesi totale di ginocchio, Condorelli e il professore Pavone. Prego, Giuseppe. Sì, buonasera a tutti e ringrazio ovviamente Lorenz e gli organizzatori per avermi reso partecipe in questa giornata, secondo me molto interessante. La protesi di ginocchio, come diceva Lorenz, è un argomento di interesse per tutti, per i giovani e per i grandi. È un argomento di interesse, non sta andando avanti un po' la relazione, forse l'errore mio. Ok. È un argomento di interesse, non lo dico io ovviamente, ma lo dice l'epidemiologia. Negli ultimi anni, esclusione fatta ovviamente dell'ultimo anno, abbiamo registrato circa 20.000 impianti di protesi di ginocchio tra l'Italia e l'Inghilterra. Questi impianti sembrano essere destinati a aumentare notevolmente. E l'aumento è legato non soltanto all'aumento dei pazienti che richiedono una protesi di ginocchio per l'osteoartrosi, che è la patologia prima alle patologie degenerative, ma anche perché
si utilizza come indicazioni per le patologie tumorali, le patologie autoimmunitarie e non per ultimo, ultimamente si sta utilizzando anche per il trattamento di fratture acute, fratture in cui i mezzi di fissazione interna potrebbero essere rischiosi in ossa osteoporotiche e quindi si è pensato di allargare le indicazioni più frequentemente anche a queste fratture. Il problema rimane ovviamente l'outcome, perché se è vero che ci sono diversi lavori scientifici che ci riportano soddisfazioni del paziente fino al 97%, è altrettanto vero che molti lavori che non si limitano alla ricerca degli interventi di revisione, ma proprio a un outcome di soddisfazione di ogni singolo paziente, riportano dei gradi che arrivano al 20% dei pazienti che non riferiscono aver ottenuto ciò che speravano. E le motivazioni sono da ricercare ovviamente in vari aspetti, alcuni dove il chirurgo non ha tanta possibilità. Però, secondo un articolo un po' datato del 2012 di Lau, in realtà il chirurgo e l'esperienza del chirurgo gioca un ruolo importante, e soprattutto perché riesce a eliminare quelle varianti chirurgo-dipendenti che permettono di avere degli outcome migliori e soprattutto una sopravvivenza dell'impianto a lungo termine. Quando ci approcciamo a una protesi di ginocchio, da un punto di vista prettamente chirurgico, dobbiamo rispettare determinati dettami, determinati canoni. Sicuramente il ripristino dell'allineamento è fondamentale. E adesso vedremo cosa intendiamo per ripristino dell'allineamento, perché alcune volte rimaniamo troppo legati a concetti un po' passati di un allineamento strettamente meccanico. In realtà oggi la letteratura ci porta verso nuove fronti, verso nuove possibilità. Ovviamente l'allineamento non può essere slegato da un mantenimento della corretta altezza della linea articolare con un ripristino indispensabile. Pronto? Sì, con un ripristino indispensabile e del bilanciamento legamentoso. Scusate, mi sono fermato, sento qualcuno che parla, parlate con me? Prego, prego, Giuseppe, continua, continua. Ah, scusate, sentivo disturbo, scusate. Quindi dicevo, è indispensabile un ripristino del bilancio capsulo-legamentoso su tutti gli assi del ginocchio. Questo può condurre e ci deve condurre ovviamente infine a un corretto trekking rotulio. In quel 20% di pazienti insoddisfatti ritroviamo molti pazienti con un dolore anteriore riferito a livello proprio rotulio e non per ultimo, ma alcune volte sottovalutato, considerato un gesto semplice, quello del mantenimento del ripristino di un corretto slope che può portare a deficit della flessoestensione che sono tra i motivi riferiti di insoddisfazione da parte dei pazienti. Come prima diceva sempre Lorenz, è giustissimo pensare a una protesi dal primo momento, dalla visita clinica, e secondo me è giusto pensare già al planning dal momento della visita clinica. Esiste infatti non soltanto un planning effettuato con riga e goniometro sulla lastra, ma esiste un planning clinico che deve essere effettuato sul paziente già al momento della selezione del paziente. Noi dobbiamo essere in grado di dare delle indicazioni anche prognostiche a un paziente che richiede una protesi di ginocchio per un fenomeno degenerativo o una deviazione assiale importante. E valutare l'età, il peso, il sesso, il livello di attività sono tutte informazioni che ci permettono di dare delle indicazioni su quella che può essere la vita di questa protesi e quindi il benessere che il paziente ne potrà ritrovare. Inoltre, la valutazione clinica non può prescindere da un'osservazione del paziente, quindi lo stile di deambulazione, eventuali deficit importanti legamentosi in varo e in valgo che ci devono già indirizzare verso la tipologia di protesi che possiamo utilizzare. Non per ultimo, nel planning e nella soddisfazione del paziente dobbiamo considerare anche quelli che sono i rischi intrinseci intraoperatori, quelli fanno pur sempre parte di un planning chirurgico, quindi l'utilizzo di eventuali sostanze emostatiche intraoperatorie, l'utilizzo o meno di un tourniquet o eventuali consulenze preoperatorie vascolari possono essere indispensabili in quei pazienti che hanno dei aumentati rischi di emorragie o di trombofilia. E sempre nel planning dobbiamo considerare il timing dell'intervento. Ho messo un bollino rosso accanto alle infezioni attive, appunto per indicare che sì, è una controindicazione assoluta fare un intervento di protesi
in un paziente con infezioni attive, ma lo dovremmo considerare nell'ambito del planning anche come un campanello d'allarme per quello che è il timing dell'intervento. Quindi passiamo alla fase strumentale e ci affidiamo alla valutazione soprattutto dei diversi radiogrammi eseguibili, dall'anteroposteriore e alle proiezioni in ortostatismo degli arti interi, laterali, assi di rotula, e non per ultimo l'attacco e la risonanza. Indubbiamente in un quadro di artrosi, diciamo più o meno base, in cui non avremo delle grandi deformità, l'attacco e la risonanza possono risultare degli accertamenti in più, però di fronte a delle revisioni o di fronte a grandi deviazioni o pregressi, traumatismi, frattura o fratture, possono essere indispensabili per il corretto inquadramento. L'anteroposteriore è una lastra che ci fa vedere fondamentalmente il grado dell'artrosi, eventuali sublussazioni laterali di tibia, presenza di osteofiti importanti, quindi già partiamo in un certo senso organizzati per la rimozione e il centramento di questi aspetti. Ma sicuramente molto importante e fondamentale è la valutazione degli arti interi sotto carico. Questa lastra, che in realtà la letteratura un pochettino bacchetta gli ortopedici, perché molti ortopedici non la eseguono routinariamente, ci permette uno studio dell'asse meccanico e dell'asse anatomico del femore. Una volta la ricerca della perpendicolarità della protesi sull'asse meccanico era quasi obbligatoria. Oggi devo dire che i nuovi indirizzi, nuovi ormai da alcuni anni, in realtà ritrovano una diversa opzione di allineamento. Forse questa è la parte un pochettino più delicata, più innovativa della protesica di ginocchio. Se fino a un po' di tempo fa si ricorreva quasi unicamente alla ricerca di un allineamento meccanico con le componenti protesiche perfettamente centrate lungo l'asse meccanico, oggi ci rendiamo conto che probabilmente rispettare la cinematica del ginocchio, quindi rispettare quello che sono la stabilità dei legamenti del ginocchio stesso, magari ponendo la protesi in maniera da non correggere totalmente il varismo o il valgismo del ginocchio stesso, può dare un risultato funzionale soddisfacente per il paziente, una distribuzione del carico sulla protesi migliore, quindi garantire una vita della protesi a lungo termine. Ancora sui radiogrammi laterali, la valutazione dello sloop tibiale, come dicevo in precedenza, è importante. Sembra essere un gesto semplice, ma il non attenzionare eventuali gap ossei posteriori potrebbe portarci a degli errori di valutazione intraoperatori difficilmente colmabili una volta eseguiti i tagli. E sicuramente uno sloop tibiale eccessivo o scarso porterebbe o porterà a un deficit della flessa estensione riferito dal paziente come un discomfort, un qualche cosa che sicuramente non permetterà di farlo rientrare nella soddisfazione dei pazienti. Sempre radiogrammi laterali, altra bacchettata che arriva dalla letteratura a noi ortopedici è quella dell'utilizzo forse poco dei phantom e soprattutto per la valutazione di quello che è l'offset condilare. Spesso ci rifacciamo a una pratica clinica, a una pratica intraoperatoria per valutare bene questo aspetto, però andare in sala operatoria con una contezza di quello che dovremmo andare a eseguire sicuramente ci aiuterà a prevenire o ad evitare possibili errori. Nelle radiografie che vedete sulla destra, un offset totalmente alterato, probabilmente anche con un'inclinazione della protesi non corretta, ha portato a una riduzione dell'angolo di flessione e un maltracking rotuleo, quindi una insoddisfazione totale per il paziente. In ultimo, nei radiogrammi laterali, la valutazione dell'altezza rotulea è importante, perché una rotula bassa porterà a un deficit di flessione, una rotula alta potrebbe portare delle instabilità rotulee a causa e fonte di dolore. Inoltre dobbiamo stare attenti nelle valutazioni post-operatorie se siamo di fronte a una rotula bassa vera in cui si ha una riduzione della lunghezza del tendine rotuleo in seguito a manipolazioni o deficit di trattamento, diciamo, dei tessuti molli, oppure una pseudopatella bassa dovuta a un innalzamento della linea articolare. Indispensabile lo studio dell'artrosi femorotulea.
La rotula oggi sappiamo che è in dibattito costante, se protesizzarla, se non protesizzarla, lascio la parola a chi si occuperà di rotula successivamente. Sappiamo che probabilmente la protesizzazione della rotula ci previene e ci aiuta in molti discomfort del paziente post-operatori. In questo senso, la valutazione degli asselli di rotula e valutare il tilt patellare o uno shift laterale possono aiutarci a prevenire il corretto posizionamento o la corretta extrarotazione delle componenti femorali in maniera da ridurre al minimo i rischi di insoddisfazione connessi a questa articolazione. Non dobbiamo alla fine eliminare o sottovalutare lo studio degli arti clinico e radiografico a 360 gradi per andare ad evidenziare eventuali deformità extraarticolari importanti. Questo perché? Perché determinate deformità extraarticolari, se non valutate nel preoperatorio, potrebbero falsare quelle misure, quelle posizionamenti che noi facciamo intraoperatoriamente con le guide extramidollari o endomidollari. Non sapere che ci siano presenti determinate deformità che potrebbero deviarci dal normale allineamento ci porterebbe sicuramente a degli errori. Per ciò che riguarda la correzione di queste deformità, a quello che la letteratura consiglia è una correzione endoarticolare nei casi in cui la deformità è inferiore ai 20 gradi per il femore, a 30 gradi per la tibia, e comunque sia vicina all'articolazione. Per vicina si intende una distanza di circa il 25% della lunghezza totale dell'osso. Quando questi items non sono assolutamente rispettati, allora una osteotomia correttiva preoperatoria o comunque nello stesso intervento può essere consigliata, e in questi casi è altamente consigliato l'utilizzo dei sistemi innovativi di centramento come la navigazione e la chirurgia computer assistita. Non sono entrato molto in questa relazione nel merito della chirurgia computer assistita perché lo considero qualcosa in cui potremmo dedicarci un congresso intero a parte. In ultimo, ciò che dobbiamo valutare sono i deficit ossei anche nei semplici primi impianti dovuti a cedimento dell'osso. Per esempio, in questa radiografia dove abbiamo un varismo importante per una diminuzione dell'altezza del piatto mediale, e quando le perdite ossee superano i 6 mm, dobbiamo partire per l'intervento già programmando un'eventuale augmentation che sia osseo, che sia metallica, al fine di poter garantire una resezione e una osteotomia per il posizionamento della protesi quanto più corretta possibile. Tutto questo a cosa ci serve? Ci serve fondamentalmente per tornare a quello che abbiamo detto all'inizio, a ritrovare un posizionamento corretto della protesi, soprattutto dal punto di vista di allineamento, di dimensioni, di centratura della protesi stessa, di rimozione di eventuali vincoli anatomici quali osteofiti, retrazioni capsulari, gap ossei. Il tutto per permetterci di scegliere il giusto posizionamento della protesi, ma ancor di più per scegliere quale protesi impiantare. Le varie ditte ci forniscono diversi tipi di protesi. Noi dobbiamo sapere anche destreggiarci tra queste protesi. Sicuramente abbiamo delle protesi come le protesi a conservazione del crociato, che sono più libere del movimento, quindi la stabilità risiede nell'integrità capsulo-legamentosa del paziente. Quindi, se da un punto di vista hanno il grande vantaggio di lasciare una propriocezione e una cinematica quanto più simile al preoperatorio al paziente, dall'altro ci pongono in essere dei rischi di insoddisfazione per cedimenti secondari. Tant'è vero che queste protesi, che spesso sono considerate un'alternativa chirurgo-dipendente dalle protesi postero-stabilizzate che adesso vedremo, in realtà hanno una filosofia totalmente differente, o più che totalmente una filosofia dedicata, una filosofia che deve essere conosciuta da ogni chirurgo al fine di poter indirizzare il paziente verso la scelta corretta. Per
Più che dare delle indicazioni di queste protesi, preferisco dare delle controindicazioni, quindi un'insufficienza dei legamenti posteriori, severe deformità, delle contratture che senza un release della parte posteriore riusciamo a liberare, sono sicuramente controindicazioni all'utilizzo di queste protesi. Mentre la protesi posterostabilizzata, da un punto di vista chirurgico, forse è più semplice, ci permette qualcosa di più, ci permette delle correzioni intraoperatorie migliori. Ma di contro dà degli stress osso-protesi o cemento-protesi maggiori che possono minare un po' la resistenza nel tempo. Allo stesso tempo, il tracking della protesi e la sua cinematica, se sì, molto riproducibile, non è personalizzabile. Quindi qua risiedono un po' i deficit di questo tipo di protesi. Andando avanti per quelle che sono, scusate, quelle che quindi sono controindicazioni per la protesica di conservazione del crociato, diventano quasi delle indicazioni elettive per le protesi posterostabilizzate. In ultimo, velocemente, visto mi sa che sono un po' fuori dei tempi, scusate, quelle che sono le protesi semivincolate e vincolate si utilizzano ovviamente in delle condizioni un po' particolari, delle condizioni in cui la stabilità in varo valgo del ginocchio non è mantenuta per deficit per quanto riguarda le semivincolate, soprattutto dei legamenti collaterali mediali, o quando si possa prevedere un cedimento secondario di queste strutture a causa di patologie sistemiche reumatologiche. Le protesi semivincolate in varo valgo come queste altro non sono che delle protesi simili alle protesi posterostabilizzate con una camma più profonda, più larga che stabilizza i movimenti di varo valgo penetrando all'interno di uno scasso femorale più importante, quindi un sacrificio osseo più importante, per poi finire con quelle che sono le protesi vincolate che si utilizzano sicuramente molto di più nella protesica di revisione che non nei primi impianti, ma in condizioni di severe deformità in varo valgo in cui magari la resezione ossea comporta una perdita delle zone di inserimento dei legamenti collaterali, potrebbero essere considerate anche in casi estremi come questo. Questo cosa ci conduce, dove ci porta? Ci porta un po' a tirare le somme di quello che è la necessità chirurgica e programmatoria di un intervento di protesi. Noi dobbiamo pensare a una protesi come qualcosa che deve ripristinare una corretta cinematica, il corretto movimento totale del paziente. Più della flessione dobbiamo preoccuparci dell'estensione. I pazienti si lamentano se non hanno un'estensione totale. Tutto questo deve essere ottenuto anche garantendo la durata nel tempo, quindi la stabilità nel tempo e la fissazione sicura che la protesi deve mantenere per sempre o per più possibile, diciamo. Vi ringrazio per l'attenzione. Complimenti Giuseppe per la tua solita chiarezza di esposizione. Adesso invece introduco, oltre che un grande professionista, un amico, il dottore Bernetti, primario della Santa Barbara di Gela, che ci parlerà invece delle vie d'accesso nella protesica di ginocchio. Saluto Grazie. il dottore Bernetti e anche il professore Mario Ronga che si è unito ora con noi. È Buon avuto pomeriggio a un tutti. Buonasera, grazie per l'invito. Ovviamente a me il compito di iniziare un argomento che credo avvii, diciamo, la discussione sul ginocchio. Il primo passo verso una protesi di ginocchio ovviamente sono le vie d'accesso. I requisiti fondamentali di una buona via d'accesso sono l'adeguata visione e l'adeguato spazio di lavoro. Le vie d'accesso nel ginocchio si distinguono caratteristicamente in via mediale e via laterale. La via laterale ne parlerò un pochino alla fine, ma quelle che fondamentalmente utilizziamo tutti sono le vie mediali. E la via mediale per eccellenza, quella con la quale io ho iniziato, ma penso un po' tutti abbiamo iniziato, è la via parapatellare. Negli ultimi anni sono subentrate altre vie d'accesso che ci hanno permesso di arrivare e di raggiungere degli obiettivi che riguardano quello di poter avere dei risultati funzionali, soprattutto nel breve termine, migliori. Sto parlando della mid-vastus, della sub-vastus, parlerò anche, accennerò alla quad sparing, è quella che ritengo sia la via con la quale io mi trovo di più chirurgicamente, questa Y-accesso trivector. Ovviamente la parapatellare è quella che ha fatto la storia dell'ortopedia, è un accesso mediano o parorotulio mediale, una capsulotomia parorotulea lungo il tendine quadricipitale fino alla tuberosità tibiale anteriore.
Questa via d'accesso, fatta classicamente con le versioni della rotula e con un'incisione sul tendine quadricipitale, permette sicuramente una visione ottimale, ma a mio avviso stressa notevolmente le strutture articolari. Come vedete in questa immagine, spessissimo si rischia anche di avere delle piccole lesioni sull'apparato estensore del tendine rotuleo. Questi risultati finali fanno vedere un'aggressività sul tendine quadricipitale che non può che compromettere ovviamente il risultato funzionale nel breve termine. La sutura capsulare mette in evidenza proprio la vastità dell'accesso sull'apparato estensore. Ma nonostante questo, vedete le immagini che fanno vedere sicuramente un'ottima visione, ma un'aggressività notevole. Dicevo, nonostante questo, è una via d'accesso che ha più vantaggi che svantaggi, perché è una rapida curva d'apprendimento, applicabile a tutti i pazienti, facile accesso alla rotula per chi agisce sulla rotula. La più utilizzata in assoluto, e quindi quella che viene confrontata in tutti i lavori, in tutte le pubblicazioni scientifiche, ha però degli svantaggi, ma che se confrontati con i vantaggi, ovviamente la mettono sempre in una posizione di privilegio. Allora, perché abbiamo, diciamo, cambiato strada? Secondo me la colpa è di questo professore, John Ripici, che nella metà degli anni 90 uscì con una pubblicazione che allora venne presa poco in considerazione. Lui parlava di misapproccio. E si riferiva ovviamente a una chirurgia monocompartimentale, però questi parametri, che ormai sono diventati di nostra conoscenza, la riduzione del dolore, la precoce mobilizzazione, la riduzione dell'ospedalizzazione, una riabilitazione più veloce e quindi ovviamente una riduzione della morbidità e non ultimo la riduzione dei costi, che poi è diventato anche un elemento importante che abbiamo un po' tutti preso in considerazione, ha fatto sì che questi valori venissero inevitabilmente applicati anche alla prosy totale di ginocchio. E quindi da qui la ricerca di questa diciamo mini invasività con un'artrodottomia parapatellare che è diventata più piccola, con la possibilità di fare una mid vastus, di andare sub vastus, di agire con questo sistema cosiddetto Y-artrodottomia e per gli acrobati, dico io, dell'ortopedia, di provare anche a fare una quad sparing. Mid vastus, accesso diciamo con una capsulo con una incisione cutanea pressoché normale, ma con una capsulotomia che parte diciamo, dal vasto mediale all'inserzione sulla rotula, addentrandosi nelle fibre muscolari per 2-3 centimetri nelle mini, ma diciamo che a secondo il tipo di tecnica, molte volte questi 2-3 centimetri diventano decisamente di più, parallelamente alle fibre muscolari. Dal punto di vista capsulare si scende a livello della tuberosità tibiale con un accesso come la pararotulea normale. L'inflessione progressivamente si lussa tutto l'apparato estensore ed è possibile utilizzare degli strumentari ridotti. Attenzione con la mid vastus perché se l'incisione si allarga c'è il rischio di poter andare a beccare l'arteria genicolata discendente e capitare, diciamo, poter lesionare le fibre che dal femorale innervano il vasto mediale. Sotto questo punto di vista, meno rischiosa è la subvastus, perché prevede un'artrodottomia mediale ad L, quindi capsulare pura. Si va per via smussa, diciamo, dissezionando dal setto muscolare, cercando di stare sotto i 10 cm per non andare a beccare la genicolata subforomediale. E si lussa completamente l'apparato estensore utilizzando un COB e avendo una visione femorale, tibiale ottima, con una breccia capsulare che, come vedete, è molto piccola e che quindi mette in risalto il fatto di non aver completamente toccato l'apparato estensore e quindi avere un recupero funzionale che sicuramente è ben diverso da un accesso pararotuleo tradizionale. Questa è la chiusura capsulare che vedete molto, molto poco invasiva, molto piccola e quindi con inevitabilmente una riduzione della componente dolorosa. Anche per queste tecniche, mid vastus e sub vastus, ovviamente dei vantaggi. Con una buona manualità si hanno dei danni vascolari ridotti e quindi meno dolore, meno problemi ovviamente sull'apparato estensore, quindi questo comporta, come ho detto, un recupero rapido dell'estensione e una notevole forza muscolare perché non viene perso il tono muscolare in quanto non c'è un dolore notevole sull'aspetto muscolare. Esistono degli svantaggi, però un rischio di lesione vascolare che abbiamo detto è possibile per approfondimenti di questi accessi. E soprattutto non è applicabile a tutti i pazienti, soprattutto per delle difficoltà all'accessibilità rotulea. Quindi i gesti sulla rotula, onestamente, sono un po' difficoltosi.
Da qui la possibilità di fare qualcosa che diventa un po' misto, perché questo Y approach che io ho conosciuto tramite un chirurgo francese, ma che è stato un po' il cavallo di battaglia di Benazzo per tanti anni, prevede una incisione normale cutanea, dopodiché è possibile utilizzare una piccola incisione sul tendine quadricipitale, non più di 2-3 cm, e poi, e questo permette di avere una minore trazione sulle fibre muscolari. Dà un'ottima visione, è possibile fare un release non esagerato sulle parti molli, è un accesso che non prevede, o meglio, si può fare la versione della rotula, però si lavora bene con una rotula non esposta, e dà, rispetto alla subvastus, alla midvastus, la possibilità di agire proprio sulla rotula stessa in maniera, diciamo, più semplice. Quindi il concetto è stato preso a prestito dalla chirurgia plastica, perché ovviamente è una specie di Z, si riesce quindi a fare questa manovra che permette di estendere la ferita chirurgica. Come vedete dall'immagine a destra, partendo con una mini pararotulea, spesso abbiamo questo cordone che per esporre il femore ci obbligherebbe ad andare dentro il retto, dentro il tendine quadricipitale, con uno split a livello del vasto mediale, cioè del vasto mediale, è possibile avere questa immagine che è chiamata trivector proprio perché vedete questa punta in alto, questa immagine Y, e permette di avere un'ottima esposizione femorale e una esposizione tibiale ottima anche questa, con l'asportazione del corpo adiposo di Hoffa. Questa è l'approccio capsulare, quindi la possibilità con un'incisione non grandissima di avere proprio una completa visione del ginocchio. La chiusura capsulare è una chiusura tutto sommato abbastanza piccola, quindi non incide molto sull'apparato estensore, e quindi abbiamo trovato, secondo me, quello che si potrebbe considerare il giusto compromesso, perché da un punto di vista oggettivo è una realmente poco invasiva, è facile da applicare, non è una via nuova, una via particolare, perché è un'evoluzione della pratica clinica standard. Abbiamo solamente aggiunto in questo caso un piccolo split sul vasto mediale, facilmente riproducibile. I vantaggi della mini invasiva ci sono, perché non abbiamo invaso in maniera importante l'apparato estensore, la visione però è migliore. La curva d'apprendimento praticamente è bassissima, con due protesi riesci a fare questo accesso tranquillamente, ed è una metodica che si può applicare al fast track, e quindi rientriamo nel discorso dell'aspetto economico, che secondo me ha il suo valore. Gli svantaggi sono quelli di una via mini-invasiva, però vi posso garantire che rispetto alla mid-vastus, sub-vastus che io ho utilizzato, devo dire che questa via ne ha decisamente meno di svantaggi, ed è fattibile un po' in tutti i pazienti, anche in quelli che hanno delle condizioni che sarebbero quasi proibitive, cioè in fondo il problema di flessione o la contrattura o il BMI, secondo me non hanno grandi ripercussioni negative. Probabilmente una severa rotula bassa, anche in questo caso, dà problemi, e in questi casi probabilmente bisognerebbe approcciare con un distacco della tuberosità. Metto due parole sul quad sparing, che è un'artrotomia pararotulea mediale, senza incidere il vasto mediale e il tendine quadricipitale. Richiede uno strumentario dedicato. In questi casi la tecnica prevede la protesizzazione della rotula sempre, non è una protesi che si cementa, la componente tibiale deve essere senza fittone, prevede l'asportazione dell'Hoffa, il taglio rotuleo viene fatto in estensione a mano libera per aumentare lo spazio, si parla di finestra dinamica e di strumentario dedicato. Mi permetto di dire che io ho provato questa via e l'ho praticamente fatta mia, ma l'ho fatta mia per fare la monocompartimentale. Non ho mai fatto una totale con la quad sparing. Credo che onestamente sia veramente un'acrobazia ortopedica notevole, ma una quad sparing fatta bene è un ottimo accesso per fare la monocompartimentale. Chiudo con l'accesso laterale. L'accesso laterale è l'accesso di Keblish. È indicato soprattutto nelle ginocchia valghe con il grave, diciamo che hanno veramente un valgo irriducibile. La tecnica prevede un'incisione cutanea paratura laterale. L'aspetto capsulare è quello importante, perché viene fatto plastica Z, incidendo la capsula nella parte bassa e scollando la sinovia abbastanza ipertrofica dalla rotula. Questo permette di avere un lembo importante che, insieme all'Hoffa, al corpo adiposo di Hoffa che viene salvato, è possibile poi richiudere la breccia che resterebbe aperta in maniera importante. La esposizione è buona, si ha una buona visione, purtroppo non si emerge la rotula, e questo rappresenta una delle problematiche, perché
per questa via d'accesso. La chiusura capsulare, come vi dicevo, mette in evidenza l'utilizzo della sinovia e del lembo capsulare per chiudere insieme all'offa la breccia che altrimenti resterebbe aperta. È una via d'accesso con dei vantaggi importanti perché si accede direttamente nella zona retratta del valgo. L'accesso laterale comporta una sezione subito dell'alare esterno che, soprattutto nelle rotule sublussate, permette di non compromettere in maniera notevole la vascolarizzazione per chi ci vada mediale. E tra l'altro l'accesso laterale permette di avere un accesso sul condilo femorale laterale e che rappresenta un plus nelle situazioni nelle quali è necessario per ipoplasia del condilo dover fare delle osteotomie correttive o di scivolamento per correggere un valgo importante. Gli svantaggi ci sono dovuti al fatto che l'accesso è difficoltoso per lussare l'apparato estensore, soprattutto quando si tratta di dover protesizzare la rotula. Questo rischio si ha perché si può fragilizzare il tendine rotule e quindi in questi casi bisogna ovviare con il distacco della tuberosità tibiale. Altro conveniente importante è quella della difficile esposizione del compartimento interno per la presenza del tendine rotule e di tutta la parte mediale del ginocchio, anche in questo caso è necessario poter accedere meglio al piatto tibiale con il distacco della tuberosità perché facilita il tempo chirurgico. E, tra l'altro, la lussazione dell'apparato estensore medialmente crea un problema di rotazione che bisogna prendere in considerazione attentamente quando si va a mettere il piatto tibiale. Per cui chi approccia a una via laterale di Kevlic deve avere in mano la capacità di poter distaccare sia il Gerdi che la tuberosità e quindi avere un'esperienza in questo senso abbastanza importante. Chiudo dicendo che le pubblicazioni, che ovviamente troverete online tantissime, mettono in risalto il fatto che sicuramente queste vie d'accesso che negli ultimi anni abbiamo utilizzato sono meno aggressive sui muscoli, sui tendini, creano meno trazione e tutto questo comporta sicuramente una migliore e più rapida riabilitazione, come evidente dall'evidenza dalla medicina basata sull'evidenza, ma che è vero anche il fatto che a distanza di qualche mese i risultati si pareggiano e quindi la differenza scompare. Però ciò vuol dire che sì, che sicuramente non è solo un punto di vista del marketing, non è una rivoluzione, però io credo che è il risultato di una ricerca, di un'evoluzione pratica della chirurgia che normalmente chi si mette, diciamo, a fare protesi ginocchio ci deve arrivare pian piano, proprio perché ridurre il dolore ed ottenere un più rapido recupero funzionale ha un aspetto psicologico sul paziente importantissimo per avere poi un risultato ottimale sotto tutti i punti di vista. Vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, professore Ronga. Buonasera a tutti, non so se mi sentite, scusarmi per il ritardo, purtroppo come vedete sono in quindi ho avuto un problema in sala operatoria per un'emergenza. Allora andiamo avanti con il programma, adesso parleremo del taglio di bilancio, prego. Allora, buongiorno a tutti, mi sentite? Prego. Intanto ringrazio il prof. Camarda per l'invito, Ella sia Gascott, che insomma in un anno molto particolare ci sta dando la possibilità di restare uniti con tante iniziative, per cui tra l'altro evento già riuscito perché vedo 110 persone collegate, per cui ragazzi diffondete la sia Gascott, iscriveteci. Iscrivetevi e fate iscrivere. Allora, l'argomento che mi è stato assegnato è il taglio tibiale, un corso insomma basico di protesica. Diciamo il punto di Dottor partenza per Basso, esempio. Sì? mi scusi, ma non ha condiviso lo schermo. Riprovi a condividere lo schermo. Sì. Ci siamo? Perfetto. Scusate, nonostante le prove, qualcosa succede sempre. Mi avete sentito però, quindi non mi ripeto che divento noioso. Allora, condizio sine qua non per eseguire un buon taglio tibiale, ovviamente avere una buona esposizione. E quindi continuando sulla via d'accesso già spiegata dal collega, se
scheletrizziamo sostanzialmente il piatto tibiale mediale in senso antero-posteriore senza distaligiarsi troppo, rimuoviamo il corpo di Hoffa e vertiamo la rotula, alternativa nel caso di ginocchio valgo l'abbiamo già visto, facciamo una resezione dei legamenti crociati e leviamo anche i menischi. E quello che posso consigliare, visto che è un corso rivolto ai giovani, per quanto riguarda la rimozione dei menischi, è di provare a levarli in maniera intera, sia per eleganza chirurgica, sia per evitare di dimenticare frammenti di menisco inseriti sulla capsula e per evitare di essere troppo ripetitivi e far sanguinare il paziente e ritornare sugli stessi gesti chirurgici. A quel punto diciamo, è corretto fare una valutazione che già abbiamo fatto a livello preoperatorio, ovviamente, con la nostra bella radiografia, andiamo a vedere gli osteofiti e quindi li rimuoviamo per fare poi un corretto taglio, un corretto test ovviamente di bilanciamento legamentoso, che non sono solo esterni o mediali, ma spesso, anche se meno rispetto al femore, sono anche posteriori, come in questo caso. A questo punto siamo pronti per fare il nostro taglio. Il piatto tibiale in realtà è un taglio solo, però ricordiamoci che lavoriamo sempre su tre piani. E quindi abbiamo fatto il nostro bel planning, come ci ha fatto vedere il collega che mi ha preceduto, abbiamo meno l'assistenza della robotica, ci sarà poi una relazione in tal senso, abbiamo la nostra filosofia di taglio, quindi faremo un allineamento meccanico piuttosto che anatomico o cinematico, resurfacing che dir si voglia. E a questo punto la prima cosa che andiamo a vedere è come fare il taglio in varo valgo. Per cui, grazie a una strumentazione che tutti gli strumentari forniscono e che solitamente è extramidollare, abbiamo quindi una cavigliera, un appoggio sul piatto tibiale, seguiamo i nostri punti di repere, che sono la tuberosità tibiale anteriore, la cresta, quindi la faccia anteriore della tibia e la caviglia. Ricordiamoci che rispetto alla distanza tra i due malleoli siamo leggermente medializzati. Non parlo di guida intramidollare, visto che il tempo non è tantissimo, credo che sia un po' desueta. Gli studi ci dimostrano che funziona assolutamente. È anche un filo più precisa della guida extramidollare, però sicuramente è molto più aggressiva, tante complicanze e la possibilità di non utilizzarla quando ci sono dei vizi ovviamente di forma o presenza di mezzi di sintesi nella tibia. Quanto però dobbiamo tagliare? E allora questo studio è molto simpatico e sostanzialmente ci dice che andiamo a misurare sul lato meno usurato e dovremmo resecare uno spessore uguale allo spessore minimo della protesi che andremo a impiantare, e che nelle resezioni in valgo sostanzialmente facciamo un taglio che orientativamente è 3 mm minore di quello in varo. Ricordiamoci cosa è più usurato: sostanzialmente in linea di massima sul piatto mediale la maggiore usura si trova al centro, mentre sul piatto tibiale si trova posteriormente. Anche qui abbiamo degli strumentari adeguati. Io consiglio sempre, visto che è un corso rivolto ai giovani, di misurare prima di fare i tagli entrambi gli emipiatti, per vedere se quello che abbiamo pianificato poi stiamo anche mettendolo in pratica in maniera più precisa possibile, e andare a prendere vari riferimenti tra le zone più e meno usurate, anche per prendere manualità con gli strumenti e farsi occhio. Ovviamente non parlo di tibie più complesse in cui c'è un bollosso importante, in cui è necessario fare dei trapianti o mettere degli augmentation, così come, insomma, non è un corso di osteotomia o di tibie difficile, è un corso basico, ma è giusto sapere che queste cose esistono. Sempre quando noi facciamo il nostro taglio, che abbiamo visto quindi decidere il varo valgo e la quantità di resezione da fare, abbiamo sempre il concetto dello slop. Lo slop è qualcosa di importantissimo, di cui già il collega che si è occupato del planning ci ha ben spiegato. Ci sono varie modalità per andare a vedere, per quantificarlo sostanzialmente, per studiarlo. L'importante è farlo, ovviamente, prima di andare in sala operatoria. E c'è una grande variabilità di slop nei pazienti intanto normali e ancor peggio nei pazienti che andiamo a trattare per una protesi, quindi quelli che soffrono di artrosi sostanzialmente.
Questo studio è molto simpatico perché dà anche un'indicizzazione geografica. Quello che ci fa vedere è che la media sostanzialmente è di 7 gradi, ma poi succedono anche in sala operatoria casi di questo tipo in cui abbiamo un'eversione importante, uno slop al contrario e non di poco conto. Sappiamo già bene tutti, e non sta a me ricordarvelo, più o meno in base al tipo di protesi da utilizzare, quello che dovremmo provare ad ottenere, anche questo già è stato detto dalle relazioni precedenti, quello che però io vi invito per dare diciamo un taglio pratico è che dobbiamo cercare di avvicinare la mascherina di taglio più possibile, perché se la teniamo molto lontana la probabilità di commettere degli ulteriori errori è aumentata. La dobbiamo avvicinare sin dall'inizio, perché se l'avviciniamo in seconda battuta cambiamo proprio l'angolo di incidenza e quindi di slope vero e proprio. E così come con una falcetta ovviamente ci andiamo ad appoggiare alla tibia originaria per vedere se stiamo facendo quello che sostanzialmente vorremmo. È ovvio che prima di fare il taglio va esposto bene, questo già l'abbiamo detto, e dobbiamo proteggere sia la cute e i tessuti molli e l'osso ovviamente con i nostri retrattori. Una cosa però importante da fare, questo devo dire che io che di base sono un chirurgo di spalla ho molto chiaro, è che in realtà quando noi facciamo questo tipo di taglio creiamo un qualcosa che non è sempre perfetta. Sostanzialmente noi facciamo un taglio a becco di flauto, è un po' quando si fa una protesi di spalla e facciamo il taglio a mano libera sulla testa omerale. Sostanzialmente in base a come è ruotato l'omero noi decidiamo anche la versione. E questo studio ci fa capire come, se siamo in posizione neutra, facciamo uno slope posteriore per come vogliamo farlo. Ma se la guida è erroneamente intra o extra ruotata, in realtà creiamo uno slope postero mediale o postero laterale, che quindi ci crea poi delle severe problematiche nel proseguimento dell'intervento, perché a prescindere per l'impianto della componente tibiale, a maggior ragione se noi facciamo un tibia first, ovviamente da lì poi si comanda un po' tutto l'intervento. E guardate che soli 20 gradi di extra rotazione produce un malallineamento di 2,4 gradi con uno slope di 7, quindi sono dei numeri importanti, e questo credo che è un concetto che mi fa piacere insomma trasmettere e stressare. Un'altra cosa importante, sempre perché è un corso diciamo per neofiti e per giovani, è ricordarci che non tutte le maschere di taglio hanno lo stesso spessore interno, che non tutte le lame hanno lo stesso spessore, nello stessa elasticità, e che l'osso sclerotico, quando lo andiamo a tagliare, risponde in una maniera diversa. E per cui questi micromovimenti, abbassando, alzando, diciamo, la sega, lateralizzandola in barovalgo o sputando verso l'alto, perdonatemi il termine poco elegante, nel caso di osso sclerotico, crea sicuramente diciamo un problema, e rischiamo di ritrovare poi dei tagli assolutamente imperfetti con dei dossi che creano ovviamente poi mobilizzazione delle componenti, difficoltà nell'impianto e quant'altro si possa immaginare. Una volta che il nostro taglio è fatto, nell'augurio che sia ben fatto, ovviamente dobbiamo iniziare a ragionare su come metterlo poi questo piatto. E anche qui ci sono tantissime teorie, ci sono protesi anatomiche, simmetriche, asimmetriche, che crescono in antero-posteriore e medio laterale, i concetti di rotazione. Perché tutto questo chiasso? Perché? Perché sostanzialmente si crea un conflitto filosofico tra l'overhang e la copertura. Perché quando noi andiamo a tagliare il piatto tibiale, la nostra resezione, il nostro contorno di resezione, come vedete da taglio reale e da schema, sostanzialmente il piatto mediale è più largo. Quindi, questi sono tanti studi al riguardo, che poi chi ha interesse può assolutamente andare ad approfondire, tirando le somme. Che cosa possiamo dire? Che la migliore opzione è curva su curva, in cui l'allineamento rotazionale va fatto in flessione, meglio ancora in iperflessione, che il piatto deve essere ben esposto per avere un facile controllo, che la scelta della taglia sostanzialmente va fatta sul piatto esterno, perché è quello più piccolo, per evitare proprio l'overhang, e che la sovrapposizione del profilo protesico anteriore al profilo della carticale anteriore sembra essere il riferimento migliore tra tutti quelli possibili. Questo perché?
perché dobbiamo assolutamente vietare una rotazione interna della componente tibiale, perché aumenterebbe la lateralizzazione della tuberosità tibiale anteriore e quindi tutto l'apparato estensore, influenzando negativamente la femororotulia. E un eccesso di rotazione esterna provocherebbe un conflitto sostanzialmente posterolaterale, quindi col popliteo o anche col condilo femorale, tant'è che una cattiva esposizione può determinare un conflitto tra la componente protesica tibiale e una relativa spinta in rotazione interna sul piatto, che quindi potrebbe essere messo alla fine, impiantato non come lo abbiamo previsto, e creare addirittura delle forze non di compressione durante la cementazione, ma di scivolamento con ovviamente gravi danni. Sostanzialmente vi ringrazio per l'attenzione, ricordatevi che ogni resezione ha una sua scienza, influenza la resezione successiva e quindi il successo dell'impianto, e ogni nostra ovviamente tecnica e ogni design protesico è una scelta e anche un compromesso. Grazie per l'attenzione. Complimenti Riccardo, veramente una relazione molto chiara e molto didattica. Adesso presento il dottore Graceffa da Enna, un carissimo amico che parla anche a nome di Arcangelo Russo, un altro amico. Vai Angelo, puoi procedere. Dottor Graceffa. Sì, ho attivato l'audio. Si vede? Sì. Sì, ok. Grazie Lorenz, grazie a tutti per l'organizzazione, grazie Massimo. Parlerò appunto del taglio femorale nella protesi totale di ginocchio. Non mi va avanti? Ok. L'anatomia del ginocchio sappiamo che sul piano tridimensionale è un'anatomia decisamente complessa, che possiamo semplificare suddividendola sui tre piani, che sono il piano coronale, sagittale ed il piano trasverso. Importante che una protesi totale di ginocchio ripristini l'allineamento di questi tre piani e ripristini pure la joint line, come già stato detto dal dottore Contorelli nel planning. Ma non mi va avanti a me? Ok, sì. È nota infatti in letteratura come le cause principali dei fallimenti della protesica di ginocchio siano correlate ad usura, allentamento e instabilità articolari, che sono spesse volte dovute a problemi di malallineamento protesico ed impianto di protesi non bilanciate. E se l'errato allineamento è sicuramente il maggior rischio di fallimento nelle protesi totali di ginocchio, l'allineamento femorale gioca il suo ruolo a tale riguardo. Come facciamo noi ad allineare una protesi di ginocchio su questi tre piani? Attraverso i tagli tibiali, attraverso i tagli ossi, che sono il taglio tibiale di cui ha già parlato il nostro collega, e naturalmente il taglio femorale. Per quanto riguarda il taglio femorale, noi abbiamo due tipi di tagli, che sono il taglio femorale distale e il taglio femorale in flessione. Col taglio femorale distale noi andiamo a gestire il corretto allineamento sul piano coronale. Sappiamo tutti che l'arto anteriore presenta un asse meccanico che va dal centro della testa al centro del ginocchio al centro della caviglia. È neutro se passa al centro del ginocchio, varo se passa medialmente, valgo se passa lateralmente. Gestiamo anche l'inclinazione della joint line. In questo caso non mi dilungherò a parlare delle differenze tra allineamento meccanico ed allineamento cinematico. È sicuramente molto importante pure col taglio distale gestiamo l'altezza della linea articolare. Vediamo qua un controllo post-operatorio appunto con un corretto allineamento meccanico della nostra componente femorale ed un corretto ripristino della joint line. Sempre col taglio femorale distale noi andiamo a gestire pure l'inclinazione della componente femorale. Anche questo è importante, bisogna dare circa 3 gradi di flessione sul piano sagittale per avere un buon ROMI, quindi una buona flessione ed una buona estensione del nostro impianto. Per quanto riguarda i reperi, sicuramente è inoltre accettato che la guida intramidollare, quindi il repere intramidollare, sia un repere facilmente reperibile e anche buono, molto corretto. Corretto sì, ma non preciso. Importante in fase di preoperatorio pianificare, vedere bene qual è l'entry point, perché possiamo vedere come, in base al varismo, al valgismo del femore, in base al variare dell'entry point, possono avere errori che vanno da 5 gradi varo a 9 gradi valgo o da 3 gradi di estensione a 10 gradi di flessione. Quindi guida intramidollare buona ma non esatta, sempre buono durante il nostro atto operatorio andare a ricontrollare con second check, come ad esempio l'asse o come ad esempio l'asta che deve cadere a circa due dita dalla spinellia cantero superiore. Importante l'allineamento del piano coronale, sappiamo pure che errori gravi per quanto riguarda l'allineamento dell'asse meccanico possono portare ad aumento di possibilità di fallimenti protesici. Ancora di più se ad un allineamento in vario importante aggiungiamo anche sovrappeso o l'obesità.
Parliamo della parte forse un po' più complicata del taglio femorale, che è il taglio femorale in pressione. Cosa gestiamo noi col taglio femorale in pressione? Gestiamo sicuramente il bilanciamento in pressione, ma gestiamo anche quello che è il tracking femoro-rotulo durante tutto l'arco di flesso estensione. Diamo qualche cenno di biomeccanica delle rotazioni. Il movimento di flesso estensione del ginocchio, come sappiamo, passa attraverso un asse teorico di rotazione che è situato a livello dei contri femorali posteriori. La componente femorale pertanto deve essere allineata secondo una linea parallela a questo teorico asse di rotazione. Ed è comunemente accettato che l'asse transepicondileo più si avvicina a questa linea teorica. Orientare quindi il femore secondo questo asse consente di raggiungere una cinematica, un bilanciamento legamentoso ed un movimento rotulo che sicuramente è più fisiologico. Importante il buon posizionamento rotazionale della componente femorale perché influenza in maniera seria gli outcome delle protesi totali di ginocchio. E vari sono gli studi che mettono in relazione scarsi risultati funzionali con errati posizionamenti rotazionali delle componenti protesiche. Le malrotazioni sono infatti conosciute essere causa di molteplici problemi, prima su tutti il dolore anteriore, ma anche protesi non bilanciate con tensioni legamentose e l'assetto in pressione e riduzione della durata dell'impianto. Un problema conosciuto forse fin dall'origine della protesica di ginocchio moderna, diciamo. Questo lavoro addirittura è del 1979 e già in quegli anni veniva messa in correlazione la rotazione della componente femorale con la stabilità della femorotura. Altro lavoro datato del 1992, addirittura vengono messe in correlazione 30 pazienti con complicanze femoro-rotture e l'interrotazione della componente femorale, facendo vedere come all'aumentare della stessa aumentavano i problemi. Si passava da un tilting di rotuleo ad una sublussazione, ma anche ad una lussazione precoce e fallimento dell'impianto. Risultati che purtroppo sono stati sempre confermati negli anni, anche con lavori piuttosto recenti. Non da meno, il disaccoppiamento rotazionale è pure causa di usura eccentrica dell'inserto e quindi rischi di fallimento precoci degli impianti. Quali sono le tecniche che noi utilizziamo per i tagli femorali in pressione? Fondamentalmente sono due. In un caso ne tagliamo il nostro femore facendo riferimento a dei riferimenti ossei, a dei landmark ossei, e al secondo caso invece ne tagliamo il nostro femore partendo da un taglio tibiale a 90 gradi facendo riferimento alla tensione legamentosa. Non mi dilungherò a parlare della differenza delle due tecniche, come al solito la tecnica sta nelle mani di chi la usa, e numerosi sono i lavori, fra cui anche quelli recenti, che ci dicono che non c'è una tecnica superiore ad un'altra. Cerchiamo di vedere quelli che sono i landmark anatomici su cui noi andiamo ad allineare la nostra componente femorale. La linea di Whiteside, che è la linea che passa per la parte più profonda della trocca femorale e che raggiunge l'inserzione del crociato posteriore. L'asse transepicondilare, che può essere anatomico o chirurgico, è l'asse dei condili posteriori. Sappiamo tutti che l'interlinea articolare non è perpendicolare all'asse meccanico dell'arto inferiore, ma presenta 3-4 gradi di valgismo. È noto come in ginocchia normali, tagliare quindi con un'extra rotazione di 3-4 gradi standard ci permette di ricreare un buon spazio in flessione e bilanciarlo con un taglio tibiale a 90 gradi. Ma se ciò succede così in ginocchia sane, non sempre questo è presente su ginocchia diciamo malate, dove i contri posteriori possono essere alterati dall'usura del progredire della patologia artrosica. Inoltre, non pochi sono i lavori che ci mostrano come la torsione condilare spesso e volentieri non ha una rotazione semplice di 3 gradi rispetto all'asse transepicondilare, che come abbiamo detto è importante per quanto riguarda il corretto tracking di femororotura. C'è un'elevata variabilità anatomica e spesse volte la rotazione è ben più alta di 3 gradi, può arrivare a 7 gradi, ma anche a quasi 10 gradi. Questa elevata variazione anatomica ci potrebbe portare, se tagliamo sempre il nostro femore a 3 gradi, quindi ad una rotazione interna della componente femorale con tutti i problemi di cui abbiamo già parlato. Fortunatamente oggi noi abbiamo degli strumenti che ci permettono di extrarotare maggiormente la nostra mascherina di taglio e seguire i landmark ossei di cui abbiamo già parlato, prima su tutti la linea transepicondilare e la perpendicolare linea di Whiteside, che è bene sempre segnare durante il nostro intervento. Ma per quanto teoricamente può sembrare ovvio e semplice da fare, questo gesto non è poi così facile sulla pratica chirurgica. Non è facile essere così precisi nel segnare questi assi e spesso e volentieri gli stessi reperti sono molto difficili da palpare, quindi non riusciamo mai ad essere così precisi come noi in realtà vorremmo. Molto interessante questo lavoro, dove 11 chirurghi sono stati chiamati ad eseguire delle protesi di ginocchio sul cadavere, utilizzando vari landmark ossei e varie tecniche per l'allineamento rotazionale. È stata utilizzata la linea di Whiteside, il riferimento posteriore, la transepicondilare, chirurghi che hanno fatto il taglio a mano libera, ma anche chirurghi che hanno fatto l'intervento con un computer navigato, quindi computer assistito. Interessanti risultati, in quanto non c'era nessuna differenza negli errori medi associati a tutte queste tecniche.
Era evidente che c'erano differenze significative tra i chirurghi per quanto riguardava la capacità di stabilire con precisione gli assi di allineamento rotazionale femorale, e non da meno l'uso di sistemi di navigazione non ha fornito un metodo più affidabile di allineamento rotazionale rispetto a quelle che erano le tecniche tradizionali. Stessi risultati confermati anche da lavori molto recenti, come ad esempio questa review dell'EPE. È giusto quindi nella nostra protesi totale di ginocchio di parlare di corretto allineamento con le tecniche che noi oggi abbiamo a disposizione, o sarebbe più corretto parlare di un allineamento adattato? Facciamo delle considerazioni. In primis, i numerosi lavori cinematici e di biomeccanica hanno dimostrato che in realtà l'asse transepicondilare non corre parallelo durante tutto l'arco di flesso estensione all'asse di flesso estensione che passa per i condili posteriori. Facendo altre considerazioni, dobbiamo pure capire che quando noi operiamo una protesi totale di ginocchio passiamo da un ginocchio malato, gravemente artrosico, ad un ginocchio protesizzato. E numerosi sono anche in questo caso gli studi di cinematica che ci fanno vedere come un ginocchio artrosico non ha la stessa cinematica e la stessa biomeccanica di un ginocchio normale. E molto importante, quando noi andiamo a fare con le nostre tecniche chirurgiche, con le protesi che abbiamo a disposizione, un intervento di protesi totale del ginocchio, noi andiamo a sacrificare il tipo centrale, mancherà appunto uno o entrambi i legamenti crociati. Ed è ormai noto come appunto il tipo centrale, i legamenti crociati siano fondamentali in quello che è il movimento di flesso estensione, il complesso movimento di roto scivolamento del femore, e quindi siano fondamentali anche per un corretto trekking di femoro roturo. Vorrei chiudere la relazione così, citando un nostro corregionale, che non è il mio responsabile, Arcangelo lì, che ci saluta, ma che me lo dice sempre pure lui: tutto si muove perché nulla debba cambiare. Abbiamo visto appunto negli anni come dalla comparsa delle prime protesi di ginocchio moderne, quindi dal 1970 ad oggi, per quanto abbiamo risolto tanti problemi, per quanto gli outcome siano migliorati grazie allo sviluppo di design e di materiale e di tecnica chirurgica, certi problemi rimangono. Abbiamo detto che le tecniche chirurgiche che oggi noi abbiamo a disposizione sacrificano ampiamente strutture articolari che sono di fondamentale importanza. Quindi forse ricercare la perfezione nella cinematica e nella biomeccanica oggi non è poi così corretto. Bisogna in un certo senso accontentarsi e adattare le nostre componenti protesiche affinché noi riusciamo ad avere un impianto che ha un'ottima stabilità durante tutto il movimento di flesso estensione, cercando di seguire quegli assi di cui abbiamo già parlato e soprattutto fare le protesi di ginocchio quando le indicazioni siano corrette e ce n'è veramente bisogno. Grazie. Grazie, passiamo subito alla prossima relazione. Palermo Moscadini, prego. Buonasera a tutti, spero mi sentiate. Prego. Allora, aspetti che condividiamo lo schermo. Perfetto. Ok. Allora, fondamentalmente abbiamo intanto un saluto a tutti, un ringraziamento per l'invito e anche un ringraziamento alla Siaga Ascot per l'evento organizzato. Con il professore Camarda abbiamo pensato di organizzare questa presentazione chiaramente in maniera molto pratica e utile, anche perché l'argomento che è la rotula, la protesizzazione di rotula all'interno della protesizzazione di ginocchio, in realtà è un tabù, nel senso che se uno guarda la letteratura trova tutto il contrario di tutto, e quindi abbiamo pensato inizialmente soprattutto di capire in effetti qual è il trend per quanto riguarda la protesizzazione di rotula. Allora, innanzitutto c'è da dire che in effetti si tratta di una scelta molto loco regionale. Se andiamo a guardare i dati dei vari registri, vediamo come gli Stati Uniti la fanno la padrona con praticamente il 90% delle protesi di ginocchio in cui viene anche protesizzata la rotula. Inghilterra è una via di mezzo, il Regno Unito, dove troviamo un terzo delle protesi di ginocchio in cui viene fatto come primo impianto anche la protesi rotulea, mentre ci sono paesi, soprattutto i paesi scandinavi, invece in cui questa pratica è molto rara. Quindi perché e quando andiamo a protesizzare la rotula in un impianto di protesi di ginocchio, primo impianto di protesi di ginocchio? Qualche volta. Per fare questo dobbiamo farci un'idea su quello che è l'argomento e capire se in effetti c'è una convenienza nel protesizzare la rotula, che viene fuori da un evidence-based medicine.
Nello specifico, quindi, abbiamo pensato di introdurre una serie di parametri e valutare in effetti parametro per parametro se c'è un vantaggio che possa farci propendere per la protesizzazione o meno della rotula. Innanzitutto andiamo a guardare quelli che sono i risultati riportati dai pazienti, quindi il comfort riportato dal paziente. Su questo in realtà la letteratura, ci sono diversi studi, e la letteratura ci dice che non ci sono differenze significative tra pazienti che hanno ricevuto una protesizzazione rotulea durante il preimpianto di protesi di ginocchio e pazienti che invece hanno avuto un trattamento conservativo. Nello specifico, ovviamente, vedete, quelli sono tutti i parametri che vengono considerati alla letteratura, quindi non soltanto il dolore anteriore di ginocchio, che ovviamente è la cosa a cui pensiamo immediatamente nel momento in cui magari abbiamo una protesi di primo impianto in cui viene fatto un trattamento conservativo. Anche da un punto di vista del reintervento per problemi femoro-rotulei, è ovvio che i pazienti, vedete come a sinistra trovate la colonna con le percentuali dei lavori in cui vengono indicate le percentuali di pazienti che hanno avuto un resurfacing patellare al primo impianto e che sono andati incontro a una revisione, mentre nella colonna di destra trovate invece le percentuali dei pazienti che hanno ricevuto un trattamento conservativo durante il primo impianto protesico. Vedete come ovviamente le percentuali sono diverse, però il fatto di protesizzare comunque la rotula non significa che il paziente non possa andare incontro a problematiche femoro-rotulee o comunque a un dolore anteriore di ginocchio. E da questo punto di vista le meta-analisi e i lavori di review che vanno a analizzare questi lavori ci dicono che in realtà tutti quei parametri che sono fondamentalmente legati ai sintomi del paziente, alle immagini preparatorie, alle immagini intraoperatorie, non sono sufficienti per in effetti dare un risultato a lungo termine certo di una mancata recidiva. Dopodiché l'altro parametro fondamentale è su un vantaggio in termini di qualità della vita dei pazienti. Da questo punto di vista c'è un trend scientifico della letteratura che dice che in effetti la qualità di vita riportata dai pazienti è migliore nei pazienti che hanno ricevuto un impianto protesico rotuleo durante un intervento di primo impianto di protesi di ginocchio, e soprattutto che il più grande inconveniente, quindi la più grande lamentela da parte dei pazienti relativamente alla qualità di vita, è proprio il problema di doversi sottoporre a un nuovo intervento scusate, con tutto quello che ne consegue. Altro argomento che tra conservatori e interventisti per quanto riguarda il resurfacing patellare viene preso in considerazione è anche l'aumento dei tempi chirurgici e anche l'aumento di incidenza di infezioni protesiche. In realtà, come potete vedere dalla letteratura che ho riportato, che sono fondamentalmente i due studi più grossi che prendono in considerazione questo, e anche vedremo il lavoro di Murray, anche l'aspetto economico, vedete come in realtà da un punto di vista della tempistica un resurfacing rotuleo in media occupa 3 minuti in più, fermo restando il cemento che deve ovviamente poi riscaldare, indurirsi, e soprattutto che non vi è un aumento di incidenza di infezioni maggiore nelle protesi di ginocchio che ricevono una protesi, un resurfacing patellare durante il primo impianto. Grandissimo, nota dolente, perché comunque è uno di quei argomenti che viene utilizzato sia in un senso che nell'altro, sia a favore che contro l'intervento di resurfacing rotuleo, è il maggior costo. In realtà, se andiamo a guardare un attimino quello che questi due grossi studi riportano, vediamo che fondamentalmente vi è un vantaggio nel resurfacing rotuleo, in cui vi è un risparmio che oscilla tra 100 sterline e 260 sterline circa per quanto riguarda il paziente che riceve come primo impianto un resurfacing rotuleo. Questo risparmio si traduce sia in qualità di vita sia nell'evitare ovviamente un nuovo intervento chirurgico, ma vediamo come anche
vi è un aumento della qualità di vita che viene quantificato in entrambi i lavori. Quindi entrambi i lavori concludono dicendo che probabilmente il resurface in rotulio è conveniente da un punto di vista economico e quindi potrebbe essere consigliato. C'è poi un capitolo enorme che già chi mi ha preceduto ha un attimino preso in considerazione per quanto riguarda il posizionamento conseguente ovviamente ai tagli tibiali e femorali, ma in realtà c'è una problematica di disegno protesico. La rotula ovviamente deve muoversi con lo scudo femorale. Chiaramente ogni disegno protesico per quanto cerca di riprodurre il più possibile una biomeccanica anatomica originale non lo fa. Nel tempo gli impianti protesici sono diventati più patella friendly, questo è la dizione che troviamo in letteratura. Nello specifico si è cercato di creare troclee molto più profonde e soprattutto anche delle flange anteriori che siano più larghe e quindi siano più accoglienti per quanto riguarda la rotula, la neorotula. La letteratura però non ci dà dei vantaggi tra disegni protesici tradizionali e quelli patella friendly in termini di percentuale di revisione per problematiche femoro-rotule. Vi è poi una problematica legata alla rigidità protesica, cioè il paziente che lamenta il fatto di non riuscire ad avere una flessa estensione completa, ma soprattutto questo senso di oppressione al ginocchio. Si è visto che vi è una maggiore incidenza di tale problema nelle protesi posterostabilizzate, il perché in realtà non è chiaro. Probabilmente viene da qualcuno ipotizzato una problematica ab inizio, cioè chi riceve una protesi posterostabilizzata in teoria potrebbe aver parte già da una artrosi di ginocchio maggiore e quindi anche già da una biomeccanica di ginocchio gravemente compromessa, anche se in realtà, come tutti sappiamo, questo non basta a chiarire questo tipo di problematica, anche perché ci sono scelte chirurgiche in cui spesso e volentieri si sceglie di utilizzare una protesi posterostabilizzata a prescindere dal paziente che abbiamo davanti. Stesso discorso vale ovviamente per il disegno protesico patellare, rotulio. Nel tempo si sono succeduti diversi disegni protesici sia in termini di materiali che di forma. Diciamo che ormai le protesi metalliche sono state tutte abbandonate per tutta una serie di rischi che adesso andremo a vedere. Fondamentalmente si utilizzano protesi in polietilene che possono essere o onlay o inlay, in realtà ormai sono quasi tutti onlay cementate, perché sono quelle che ci permettono di posizionare nel miglior modo possibile la rotula. Vedremo ora qualche trick per poter riprodurre il più possibile una biomeccanica femoro-rotulea anatomica, ma indipendentemente da questo, appunto, indipendentemente dal disegno protesico, è molto più importante il posizionamento dello stesso. Vedete come cosa importante che differenzia alcune protesi da altre il disegno proprio della neorotula. Ci sono fondamentalmente disegni tradizionali a bottone, come invece ultimamente cominciamo a vedere invece dei disegni più anatomici. Quali sono i rischi però chirurgici che riscontriamo, per cui chi sceglie di fare una chirurgia conservativa per quanto riguarda la femoro-rotulea invoca come cause principali e quindi evita la protesizzazione rotulea? Sono sicuramente le fratture rotulee, che hanno una loro incidenza, anche se vedete comunque sono molto basse. Ovviamente un mal posizionamento e un mal tracking, vedremo ora delle indicazioni chiare e pratiche per cercare di evitarle. Una rottura tendinea, perché ovviamente la rotula, per essere ostotomizzata, per andare a mettere la componente protesica, i tendini subiscono delle tensioni maggiori. Possiamo avere una septic losing, possiamo avere una mobilizzazione asettica, che però, come vedete, è una percentuale veramente bassa, soprattutto da quando si utilizzano impianti in polietilene con fittoni più piccoli, non un fittone grosso centrale. Una necrosia vascolare,
una Klang syndrome, che è questo rumore particolare, questo scatto che il paziente avverte alla flessa estensione, possiamo avere una rigidità o una instabilità. L'instabilità che, adesso ne riparleremo, però è importante già sottolinearlo adesso, può essere anche causata a un eccessivo lateral release, proprio perché non abbiamo centrato in maniera anatomica la neorotula. Quello che possiamo fare, qui entriamo una volta che abbiamo analizzato quelli che sono un attimino tutti i fattori da tenere in considerazione, quindi farci una nostra idea su fatto se conviene o meno protesizzare la rotula già al primo impianto della protesi in ginocchio, sicuramente possiamo, per evitare le fratture, come dicevo, evitiamo componenti protesiche che siano troppo grandi con un pad centrale, evitiamo una resezione rotulea eccessiva. Per quanto riguarda la necrosi vascolare, sicuramente per quanto tutti con facciamo sia una pulizia degli osteofiti, sia con l'elettrobisturi cerchiamo di denervare per evitare problematiche di dolore la porzione che circonda la rotula, però sicuramente questo va limitato. Per quanto riguarda il patella clank, va ovviamente tenuto in considerazione il disegno protesico che noi utilizziamo per quanto riguarda lo scudo femorale, in termini soprattutto di spessore. Stessa cosa vale per l'under e l'overstuffing, in cui è importante ovviamente andare a scegliere una giusta misura della componente protesica rotulea. E come vi dicevo, soprattutto per quanto riguarda l'instabilità rotulea, qui torniamo un attimino a chi mi ha preceduto, cioè innanzitutto bisogna aver posizionato in maniera corretta le componenti protesiche conseguenti a dei tagli corretti, perché è ovvio che una intra-extra rotazione può comportare una instabilità rotulea. Quali potrebbero essere quindi le indicazioni in generale per quanto riguarda il resurfacing rotuleo? Sicuramente se abbiamo un'artrosi chiara della femore rotulea, se abbiamo già un dolore anteriore preoperatorio, se abbiamo patologiche artritiche, è un'indicazione praticamente quasi assoluta, se già di base a causa di deviazioni assiali importanti abbiamo un tracking patellofemorale che non è congruente, e nei pazienti probabilmente over 60, anche se l'età sappiamo tutti essere un'indicazione più relativa che assoluta. Quando probabilmente non conviene fare una protesizzazione rotulea? Quando abbiamo una rotula troppo piccola, troppo poco spessa, quando osservando la cartilagine rotulea in sede intraoperatoria ci sembra effettivamente buona, anche se questo fattore viene un po' smentito dalla letteratura, perché comunque la letteratura ci dice che anche in quei casi, a causa poi dell'attrito con lo scudo femorale, si potrebbe sviluppare un dolore anteriore di ginocchio, e nei pazienti eccessivamente giovani. Ci sono poi delle indicazioni relative che sono legate chiaramente alle caratteristiche proprie del paziente e, come abbiamo visto, anche alla regione del mondo in cui andiamo a lavorare e a operare. Suggerimenti pratici. Allora, intanto, uno, come abbiamo detto, stiamo molto attenti alla la rotazione interna sia delle componenti tibiali che delle componenti femorali. Cerchiamo di lateralizzare il più possibile, ovviamente all'interno di una scelta anatomica, le componenti femorali e tibiali. Va utilizzato il calibro rotulio che ogni ditta tra l'altro ha all'interno dello strumento della protesi, perché quello è una misura fondamentale per capire quanto è spessa la rotula, perché come abbiamo visto i rotuli troppo sottili potrebbe essere sconsigliato andare a fare una protesica rotulea, in modo da conoscere in effetti il nostro spessore finale della rotula. E poi non essere eccessivamente aggressivi l'elettrobisturi e stare attenti a una pulizia degli osteofiti che ci permette o ci evita poi degli attriti anomali a livello dello scudo femorale. Altra cosa importante, sì, dottore, cerco di velocizzare. Siamo un po' in ritardo. Sì, grazie. Ok. Vi faccio allora direttamente, dico la cosa veramente importante, medializzare il bottone rotulio per cercare di centrarlo e verificare poi con la chiusura di una clamber in effetti il tracking rotulio. Vi faccio vedere molto velocemente, in realtà
cerco di portarlo avanti, eventualmente dico una pulizia rotulia, vedete come c'è una grave artrosi femorotulia, porto avanti il video, così vediamo un attimino. In questo caso il taglio si è scelto di farlo a mano dopo aver misurato lo spessore della protesi. È importante che il taglio sia il più possibile rettilineo, proprio per evitare poi inclinazioni anomale a livello della rotula. E come vi dicevo poc'anzi, una volta che abbiamo diciamo posizionato con lo strumentario di prova la protesi di prova, andarlo a medializzare il più possibile. Una volta che viene messo il cemento, poi come vi dicevo, provare con verificare in effetti il tracking rotulio e capire se poi invece è necessario intervenire sui tessuti molli. Ho concluso, grazie mille. Ok, grazie collega. Siamo un pochino lunghi, passo subito la parola al dottore Boniforti. Prego collega. Grazie dell'invito. Questo spero che si veda tutto. Complimenti per le presentazioni. Mio compito trasportarvi nella pratica. Quindi attraverso la mia come faccio io una protesi di ginocchio, tip and tricks, qualche accorgimento mutuato da tutte queste belle presentazioni. Innanzitutto io uso il laccio. Credo che i vantaggi del laccio siano molto superiori, quindi avere un campo esangue è molto importante. Altra cosa a cui do molta importanza è la preparazione del campo, cioè posizionare l'arto. Credo che sia un lavoro che il chirurgo debba fare e debba utilizzarlo per avere dei punti di riferimento sempre riproducibili, quindi si parte da qui. Un altro aspetto potete vedere nell'immagine: tenetevi sempre una sala operatoria il più vuota e pulita possibile. L'accesso, ne abbiamo visti gli accessi, ma io utilizzo sempre un approccio parapatellare mid-vastus, cioè l'approccio dove tutti gli strumentari della chirurgia protesica di ginocchio sono stati studiati e sviluppati. Se volete usare altri approcci, dovete avere la capacità di muovervi. Everto la rotula e rimuovo il corpo di Hoffa. Perché faccio questo? Perché io voglio un ginocchio dove si vede bene tutto. L'eversione della rotula non è un danno. Non dovete fare una chirurgia dove i tessuti vengono stirati. La chirurgia del ginocchio è una chirurgia gentile, è una chirurgia che non vuole trazioni. Tutto deve essere ben... Vedete questo ginocchio? Sta in piedi da solo. Voi riuscite a vedere le immagini bene? Sì, spero. O avete davanti il resto? Sì, collega, io vedo bene. Perfetto, grazie, scusatemi. Inizio dal femore, non è proprio ortodosso, però io inizio dal femore. Ho sviluppato questo femur first perché è il femore che comanda. Il femore comanda tutti e tre i piani dello spazio e io utilizzo un metodo che si riallaccia al metodo della resezione misurata, cioè voglio rimpiazzare col metallo tanto osso quanto metallo introduco. Faccio il taglio distale con una guida endomidollare. So che non è perfetta, ma quella è il mio zero. Sceglietevi sempre dei nord, dei punti di riferimento, non continuate a cambiare. Io per esempio uso sempre 6 gradi di varo. Questo è il passaggio secondo me cruciale di tutto l'intervento della protesi di ginocchio: decidere le taglie. Qui si sommano planning, imaging, punti di repere. Io utilizzo i condili posteriori, gli epicondili laterali e mediali e il margine anteriore del femore. Quindi da lì decido la posizione e la mia taglia. E questo è molto condizionante. Il taglio tibiale, abbiamo visto, ha una guida extramidollare,
rimuovo quanto osso dovrò impiantare con metallo e spazio minimo di polietilene, sappiate che si chiama piatto, ma non è mai piatto. La misurazione e la simmetria degli spazi. Questo è un lavoro che nessuno riesce a fare. Forse il robot, ma dico forse con modo molto sarcastico, perché neanche il robot è riuscito ancora a farlo. Nella mia pratica, certamente vanno benissimo tutti i metodi per misurare e bilanciare il ginocchio, misurare le differenze di bilanciamento. Io utilizzo la falange terminale dei miei pollici. La mia mano destra e sinistra utilizzano, sono allenate per sentire la pressione sul letto ungueale del mio polpastrello. Da lì capisco se posso continuare o devo fare misurazioni diverse. Liberare i tessuti molli, non dimenticare dentro tessuti che non servono, i menischi per esempio, comunque fare release dei tessuti molli non è una pratica così frequente, posso dirvi, se avete ben tagliato. Anche per la tibia, decidere la taglia è un punto essenziale, i volumi sono importanti. Se voi mettete un ginocchio di volume sbagliato, è dura la vita. A questo punto si può fare una prova che è fondamentale per vedere stabilità, allineamento, funzione. Io utilizzo una protesi CR classicamente. Il grado di vincolo è il minore, quello dove il ginocchio può adattarsi al meglio. Non pensiate mai di ricostruire un ginocchio normale, lo hanno detto le presentazioni di prima. La fase cruciale, la fase molto importante a fine dell'intervento è la cementazione. Attenzione, temperatura, tempo, cronometro, impasto, impattatore, sono tutte fasi molto importanti. Prestate la massima attenzione. Credo che un ginocchio debba sì essere seguito nel tempo, il controllo a 6 mesi credo che sia molto importante, è quello che apre un cancello sì o no, se quel ginocchio va avanti o meno. Registrate in un registro i vostri pazienti, i vostri impianti. Il RIAP ne mette a disposizione uno bellissimo, comodo, pratico, valido per tutti, registratevi. La fine di una protesi è la sua revisione, quello è il punto finale. Computer, robot, digitale, misurazioni digitali, sono tutte in grande discussione e io spero che arrivino a sostituirci, ma la strada mi sembra ancora lunga e vedremo poi. Grazie. Complimenti collega, mi hai passato perfettamente la palla per l'ultima relazione, sempre dell'amico Angelo Greceffa di Enna, da Enna, che ci parlerà di nuove tecnologie. Vai Angelo, a te. Massimo, scusami, è il dottor Zoff che parla. Sì? È il dottore Zoff che ne parla. Ah, ok, procedi dottore Zoff. Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Sì, procedi. Ok. Grazie a tutti per l'invito, ringrazio appunto gli organizzatori dell'evento, ringrazio sia Gascot Sicilia che ci permette di tenerci comunque e sentirci comunque vicini in un periodo così particolare. Io sono il dottor Gianluca Zocco e lavoro presso l'ospedale Umberto I di Enna. È difficile parlare dopo tutte queste, diciamo, belle relazioni così dettagliate e così precise. Proverò a fare una panoramica di quelle che sono le nuove tecnologie nella, diciamo, protesica di ginocchio. Si è già ampiamente parlato di quali sono i goals della, diciamo, protesica di ginocchio, quindi non mi dilungo su quali sono gli obiettivi che andiamo a ricercare noi continuamente durante la protesizzazione.
le tecniche tradizionali ci mettono a disposizione queste guide in base a cui noi riusciamo a determinare dei gradi di rotazione o di determinare poi l'asse di allineamento del ginocchio. Sono comunque delle misure diciamo intraoperatorie, quindi comunque sono soggette ad errori di valutazione. È già stato detto anche relativamente alla problematica dell'entry point, ad esempio nella tecnica intramidollare, che comunque ha una variabilità intrinseca dovuta appunto all'anatomia differente di ogni paziente. Diciamo la tecnica intramidollare è un buon compromesso, ma che comunque in 10-20% dei casi porta a delle problematiche di allineamento della componente femorale. Per quanto riguarda sempre la tecnica intramidollare, non è esente da rischi, maggiori perdite ematiche, maggiori rischi tromboembolici. Sui landmarks ossei si è già ampiamente parlato, quindi non mi dilungo, ma comunque sono delle misurazioni, delle valutazioni intraoperatorie. La protesica di ginocchia presenta dei vari gradi di libertà e che se sommate tra di loro ricreano delle combinazioni, numerosissime combinazioni che possono determinare dei malallineamenti poi protesici. Ambi studi ormai hanno dimostrato che allineamenti rotazionali errati nella protesica di ginocchio ne determinano una problematica sia a livello di usura ma sia come outcome funzionale proprio dei pazienti, e quindi ne determinano l'insuccesso. E tutto ciò si complica quando abbiamo dei casi di deformità, ad esempio extraarticolare, in cui non è un ginocchio normale ma un ginocchio magari che ha una deformità importante extraarticolare, quindi questi riferimenti vengono o meno. Se da un lato abbiamo appunto queste strumentazioni convenzionali che non sono accurate, dall'altro abbiamo appunto questi landmarks ossi che comunque non sono facilmente affidabili. E quindi in questo comincia a venirci incontro le nuove tecnologie già da diverso tempo, dagli anni 50 in cui si partì con la pianificazione statica sulle radiografie della protesica ginocchio, fino a arrivare agli anni 90 con le prime protesi navigate e agli anni 2000 in cui ora stiamo vivendo l'avvento della robotica. Questo bellissimo articolo di Lustig individua quelle che sono le principali tecnologie innovative nella protesica di ginocchio, quindi proveremo a fare una panoramica di queste tecnologie. Partendo dal digital planning, che permette di fare un planning virtuale della protesi che vogliamo impiantare, ci dà una grande mole di informazioni, però un grave difetto, ad esempio, non ci dà informazioni dinamiche della protesi e non ci dà informazioni sul discorso rotazionale delle componenti. Un'altra tecnologia ormai da diversi anni utilizzata, che si avvale di diversi device, è la protesi navigata, un device che noi utilizziamo in casi particolari nella nostra unità, ad esempio il Perseus, che è un piccolo dispositivo che permette di allineare l'arto inferiore con errori di orientamento inferiori al grado e quindi permette un miglior allineamento finale protesico. Un dispositivo collegato a un tablet che viene calibrato specificatamente sull'arto del paziente. Alcuni studi ne dimostrano anche la validità in termini di rispetto alle metodiche convenzionali, in termini di corretto allineamento e perdite ematiche, in quanto non andiamo a violare il canale endomidollare. Questo è un caso trattato presso la nostra unità appunto con questo sistema: una signora con una deformità extraarticolare femorale post-traumatica importante. Questo è il controllo radiografico o le misurazioni radiografiche appunto post-operatorie, un buon controllo clinico, questo è il controllo a 2 mesi.
Sulla diciamo, protesi navigata computerizzata ci sono degli studi discordanti comunque in letteratura che ancora diciamo, non riescono a garantirne un'efficacia diciamo, sicura. Un'altra tecnologia diciamo, negli ultimi anni che si è venuta a presentare nel panorama delle nuove tecnologie è la cosiddetta PSI, cioè una strumentazione paziente specifica in cui attraverso delle TAC o delle risonanze magnetiche dell'anca, del ginocchio e della caviglia si riescono a riprodurre dei planning 3D molto molto precisi e dopo l'approvazione del chirurgo si riesce appunto a pianificare anche l'impianto delle componenti protesiche. Quindi l'azienda poi invierà delle guide che verranno inserite con dei pin per inserire poi le guide di taglio o tibiali e femorali come vediamo nelle immagini per eseguire l'impianto protesico. Un'altra tecnologia in uso è quella dei sensori nella protesica di ginocchio che riescono a dare tantissime informazioni al chirurgo durante l'atto operatorio, riesce a diciamo, determinare in maniera oggettiva con dei valori il tensionamento dei tessuti molli e il carico dei vari compartimenti. È diciamo, un sistema molto interessante, ma comunque non prescinde dall'esperienza del chirurgo perché i valori considerati normali per un paziente magari non lo possono essere per un altro paziente, quindi è un sistema che ha bisogno di una buona esperienza chirurgica. E infine la nostra panoramica arriva alla diciamo, chirurgia robotica. Parleremo di tre sistemi che sono tra i più utilizzati. Questo è il sistema Navio. La letteratura già vede molti lavori che a medio termine ne testimoniano comunque l'accuratezza e l'efficacia. Questi sono diciamo, delle foto del planning intraoperatorio dopo aver eseguito la mappatura. Questa è diciamo, un'immagine della questa è un'immagine della, appunto di come viene eseguito il planning dopo la intraoperatoria. Un altro sistema robotizzato è il MACO, che è un altro diciamo, sistema robotico nella protesica di ginocchio, anch'esso ha dei lavori in letteratura che ne mostrano diciamo, l'efficacia dell'accuratezza soprattutto nei tagli e nel posizionamento protesico, ha necessità di spazi di posizionamenti ben definiti e attraverso un TAC preoperatoria riesce a fare un blending molto accurato e quindi sapere già come cambieranno il nostro orientamento protesico, le diverse resezioni che andiamo a eseguire e a come va modificato anche l'aspetto rotazionale delle nostre componenti. Infine l'ultimo sistema che andiamo a citare è il sistema ROSA, anch'esso ha dei lavori in letteratura che ne testimoniano diciamo, la precisione nella tecnica chirurgica, è un sistema che necessita appunto di sensori femorali e tibiali dopo un'attenta appunto calibrazione intraoperatoria e questo braccio robotizzato che si trova alla destra appunto in questo video va a posizionare la guida tibiale e in base alla modifica di questo taglio ci fa vedere in tempo reale quando cambia l'angolo, l'asse di varovalgo in questo caso e la flessione della componente. Concludendo, un device come il Perseus è un device che noi riteniamo interessante soprattutto quando abbiamo una presenza di una protesi anca a stelo lungo, comunque deformità extraarticolari come abbiamo visto in precedenza. Il sistema PSI è un sistema interessante, ma in letteratura diciamo, non vi sono delle evidenze significative che ne testimoniano diciamo, convenienza rispetto alle tecniche convenzionali, se non per un risparmio in termini di perdite ematiche. E infine, riguardo la chirurgia robotica assistita, sicuramente è la parte più affascinante delle nuove tecnologie, molti studi a medio termine cominciano a testimoniarne una migliore sopravvivenza degli impianti sia nelle protesi monocompartimentali sia nelle protesi totali di ginocchio, una maggiore accuratezza e precisione chirurgica e noi aggiungiamo che bisogna valutare anche questo tipo di chirurgia i tempi chirurgici e valutarla poi soprattutto con studi a lungo termine.
Io ho concluso, finisco con questa frase, diciamo, di Einstein, che vuole essere, diciamo, un pensiero critico ma costruttivo nei confronti di questa, diciamo, tecnologia robotica che non deve prescindere sempre dal nostro pensiero, dal nostro intelletto. Vi ringrazio per l'attenzione. Complimenti dottore Zocco, scusami per la presentazione non adeguata. Nulla, io volevo dire che No, non preoccupare. siamo andati un pochino lunghe, ma le relazioni erano tutte molto interessanti e probabilmente necessitavano un pochino di maggior tempo. Passo a questo punto la parola al professore Camarda, che ringrazio sia per l'invito e poi per l'organizzazione di questo webinar davvero molto interessante. Prego, professore. Grazie, grazie a tutti, complimenti a tutti i relatori per le relazioni precise, dettagliate, informative. Siamo un po' corti con i tempi. L'unica cosa che mi preme sottolineare è che è stato proprio rivolto ai giovani l'evoluzione a chirurgia sarà sicuramente loro, l'evoluzione tecnologica aiuterà sicuramente gli impianti, la robotica aiuterà sicuramente a migliorare i risultati, ma tutto non prescinde da un capire un po' da dove siamo arrivati. E cercare di conoscere tutti i passaggi che alla fine sono quelli che facciamo routinariamente, ma verranno in parte sopportati dall'uso della robotica. Un grazie a tutti, vedo Filippo che sorride. Un saluto a tutti con la speranza di rivederci a presto, magari con un nuovo argomento, un nuovo tema da trattare tutti insieme. Grazie a tutti e buona serata, buona cena, buon aperitivo e un saluto a tutti. Buonasera a tutti, grazie a tutti Grazie, per aver partecipato. grazie Benedetta Nives per l'aiuto che ci ha fornito alla Sigasco. Grazie, ciao. Grazie, buona serata, grazie per l'invito, alla prossima, grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Arrivederci.